Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Giacomo Consani e Cipriano Damenti, due Patreon diversi che mi chiedono di parlare dello stesso film, ovvero il film del 2021, prodotto, diretto e interpretato dal grandissimo Clint Eastwood, Cry Macho. Cry Macho, tratto da un libro degli anni 70, che era già una sceneggiatura che girava Hollywood da anni, appunto da fine anni 70, e che non riusciva mai a essere portata a casa. Hanno provato a girarlo con Schwarzenegger, con Ray Scheider e con molti altri, però il film non riusciva a essere portato a casa finché, appunto, Eastwood a 90 e passa anni compiuti decide di girarlo, di interpretarlo, appunto. Un film ambientato a fine degli anni 70. Il nostro Clint Eastwood interpreta Mike Milo, una vecchia gloria del rodeo che ormai purtroppo è anziano e che quindi è diventato un addestratore di cavalli. Purtroppo però la sua vita non va proprio benissimo, è in debito appunto col suo capo, Howard Polk, che quindi lo obbliga praticamente ad andare in Messico a ritrovare il figlio che aveva lasciato lì, ovvero tal Rafael. Quindi il nostro praticamente Mike parte, insomma, parte per il Messico, trova Rafael e lo convince, nonostante una madre particolare violentissima, insomma, a partire con lui per andare a ritrovare il padre. E succederà che appunto avrà dietro gli scagnozzi della madre tutto quello che succederà di negativo, ma anche di positivo. L'incontro con Marta, il finale notevole. Allora, bisogna dire subito che, insomma, è interessante l'idea di questo Rafa, di questo ragazzino che appunto discute su quella scena meravigliosa su cosa vuol dire essere macho con il grande Clint Eastwood, che va a giro con questo gallo, appunto, con il quale fa combattimenti. È un film che sicuramente sembra voler ricordare, in un certo senso, in messa in scena, in fotografia, in alcuni momenti, ma che è il western classico che il nostro Eastwood ha sempre amato. Non è un caso però che i sceneggiatori siano quelli di Gran Torino e del del nostro The Mule, appunto, del nostro grande Clintone, perché si capisce da un certo tipo di voglia di raccontare la vecchiaia, da un certo tipo di voglia di raccontare la fuga. E in un film che molti hanno detto dice che il Messico è uno schifo e tutto il resto, e che quindi viva l'America, in realtà mi sa che l'avete visto male. In questo senso basterebbe guardare il finale. Comunque è interessante proprio come vengono tratteggiati tutti i personaggi. Un'altra volta Clint Eastwood si tira addosso un personaggio fantastico con questo cappello, con questo giaccone, con questa faccia perennemente che sembra sul momento di esplodere, sul momento di poter cambiare, eppure non cambia mai ed è una grandiosità. Certo, il film non è uno dei migliori film di Eastwood, va detto, ma il peggior film di Eastwood forse è il miglior film di un qualsiasi shooter, e questo non è uno dei peggiori film di Eastwood, non è certo Fire Fox o robaccia così. Questo veramente è un bel film, chiaramente niente che faccia strappare i capelli, ma un'altra volta dimostra, insomma, che il nostro, ma che l'ha presa, la mette dove cazzo vuole. Ci sono dei movimenti meravigliosi, c'è una musica strepitosa, gli attori sono tutti in grandissima forma, e il film si dipana su questi tre atti in maniera così specifica e ben fatta. Il primo atto lo conosciamo, il nostro all'arrivo in Messico, conosce il ragazzino; il secondo atto la fuga; il terzo atto dove tutto si dovrà risolvere in una maniera, come ho detto, semplice, diretta, appunto, senza troppe fronzoli di sceneggiatura né di regia. Un film quadrato, di quelli che comunque io vorrei una volta al mese, siamo chiari, perché comunque secondo me siamo di fronte a un'opera che non va presa sotto gamba, nonostante, ripeto, non sia assolutamente delle più tra i capolavori, ecco, del nostro Clintone. Poi sono belli due personaggi, diciamo così, messicani completamente differenti, ovvero la madre, l'eta di Rafa, è violenta, alcolizzata, con un rapporto con gli uomini assolutamente assurdo. E poi invece abbiamo Marta, invece caritatevole, generosa, in un certo senso, che dà amore a tutti, insomma. Un road movie in realtà, e quindi si parla di questo, che naturalmente nella parte centrale si ferma un attimino, come ho detto, perché c'è una scena, non mi può parlare troppo perché tanti Cry Macho l'hanno visto. Comunque si fermano perché diventa un po' più bucolica la cosa, e poi la ripartenza e poi il ritorno. Attraverso appunto la visione visiva, proprio a livello di costruzione, al di là degli anni 70, veramente western, e che guarda appunto sulla linea dell'orizzonte fordiana. E poi naturalmente è tutto ciò che è formazione per il nostro Rafael, la vita sui cavalli, il capire e comprendere l'amicizia, comprendere che cosa vuol dire avere una madre e un padre, insomma, l'educazione al mondo, ciò che ci circonda e alla vita stessa. E poi al solito c'è Clint attore, c'è Clint maschera, che solo con il suo sguardo, con il suo muovere la testa e utilizzare il suo famoso grugnito accenderebbe qualunque film, secondo me. Quindi questo è un film assolutamente da non perdere. Certo, ripeto, non è un grande film, non è un film eccezionale, ma è un bel film, uno di quei classici bei film di fine carriera, dove a un certo punto il western, in un certo senso anche machista e tutto, viene eliminato per dare spazio ancora una volta a una riflessione sulla vita di un giovane e anche sulla vecchiaia, insomma, per come vengono affrontati questi anni della vecchiaia in una maniera assolutamente ineccepibile all'interno di questo film, che ha i suoi difetti. La sceneggiatura ogni tanto sbarella, questo però magari è una cosa molto soggettiva, perché il film comunque è evocativo. E poi, insomma, i paesaggi, tutto quello che è, i costumi, scenografia, perché il cinema di Clint Eastwood, come al solito, è praticamente, è tecnicamente impeccabile.
Quindi il link è qua sotto, di Cremacio. Tornate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, c'è il pulsantino del super grazie per tornare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram, e poi insomma Eastwood non si butta via nulla, è come il maiale, e quindi non si butta via nemmeno questo Cremacio, che forse certo non è Gran Torino, non è a Mystic River, non è i suoi migliori film, ma resta un'opera americana, insomma, su di un autore ormai ultra novantenne che lascia ancora il segno.